Importante novità riguardo la vertenza Caterpillar, l'azienda che produce cilindri per macchine di movimentazione terra, per la quale da settimana è stata annunciata la chiusura dello stabilimento di Jesi. Proprio presso i cancelli della Caterpillar è stato ufficializzato dai sindacati l'arrivo del ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando per la giornata di venerdì 11 alle ore 15:30. Un appuntamento molto atteso dal quale ci si aspettano importanti riscontri. Dal 10 dicembre che abbiamo ricevuto la procedura di licenziamento e dal 23 che aspettiamo un gesto importante da parte del ministro Orlando. Finalmente questo gesto è arrivato. Ce lo aspettavamo in piazza il 23 quando abbiamo fatto un'importante manifestazione al centro di Jesi, dove c'erano più di 1.500 persone tra lavoratori e cittadinanza del nostro paese, dei paesi limitrofi. E finalmente venerdì 11 avremo il ministro Orlando presente davanti ai cancelli della Caterpillar. Questa presenza non è solo un fatto simbolico, non è un simbolo, ma da questa presenza ci aspettiamo qualcosa di concreto. E sappiamo che il ministro ha tante vertenze in giro per l'Italia, ma ci aspettiamo da lui qualcosa di importante sulla nostra vicenda, perché è una vicenda simbolo di tutte le lotte in Italia. Quindi ringraziamo intanto il ministro per la sua presenza, ma ci aspettiamo che insieme a lui porti qualche proposta e qualche cosa di importante. Assieme al ministro Orlando sarà presente a Jesi anche la deputata PD Alessia Morani, membro della seconda commissione giustizia ed ex sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico. Nell'azienda jesina lavorano 260 persone, di cui 60 interinali e un numero rilevante di lavoratori nelle ditte collegate all'indotto. Per le prossime ore è attesa anche una nuova convocazione al MISE a seguito del primo interlocutorio incontro del 21 gennaio scorso.